Vado a spiegarmi. La questione dialettale italiana è soltanto una questione morfologica del viso. Tutti i romani hanno la mandibola, guardate Totti, la mandibola, i toscani non fanno la mandibola, ad esempio fateci caso i baresi, i pugliesi, hanno la faccia fuori incagnata, insomma nascei, come non lasciamo niente, ad esempio i napoletani tengono tutti le sopracciglia con la pannella perché tengono la traccia e con il dottore, tengono la vicinella, i piemontesi tutti con le guance in giù, insomma. Sembra che c'hanno proprio questo carattere remissivo, no? Sono di Saluzzo, ma non è colpa mia. Ci sono i calabresi, quelli che hanno proprio le narici belle aperte, no? Perché devono sparare le acche, no? Ma noi la sopprezzata dello peperoncino con una tassiazza amara così. E poi hanno questo problema che non riescono mai a quantificare la quantità d'aria da prendere, no? Ne prendono sempre meno rispetto a quello che gli serve. Loro iniziano a parlare, poi a un certo punto sfogano, l'aria finisce, non se ne fottono un cazzo. E infatti la Calabria la Calabria è la prima regione in Italia per enfisemi polmonari, eh? Ci sarà un perché. Allora, a stanellata romanesca, ottimismo, qualsiasi cosa è il lato ottimista del... La signora fa sì, ma non ho capito manco io che cazzo stavo dicendo. Mi moglie non vuol fa con me l'amore e so contento, è il lato ottimista, voi mi fate e so contento, ve va? Mi moglie non vuol fa con me l'amore che dice che m'attacca il raffreddore, so contento, l'ho beccata a fare sesso con Salvatore, e so contento, Salvatore mo se piglia il raffreddore, è il lato positivo. Ma tutta l'Italia è piena di realtà musicali bellissime. Adesso io farei un salto molto più a nord, ma molto più a nord, nel Tirolo, altro c'è, dove gli italiani parlano proprio bene, che si vestono proprio da canti come gli Schützen, non con questi calzettoni, le bretelle sotto le ascelle, i geranei, no? Proprio per fare il Tirolo. Fanno che veste canzoncine tipo pam barabam papà. Voi fate corretto? Tirolese? Bam 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 bam. Sono le canzoni belle di una volta che canta fama andando a far le gite. Io sono andato al lago con mia moglie, la barca è affondata, lei è morta. Io lo le, 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 io lo le. Ma mentre andava a faccio gli ho detto io le io. Vedi il rock and roll da dove viene. Finirei questo piccolo viaggetto, abbiamo fatto il centro, abbiamo fatto l'estremo nord, andiamo dove la canzone dialettale è diventata la canzone più popolare in tutto il mondo, Napoli. Oggi è voluto bene. C'è sempre uno dice assorrata, non si capisce perché. Oppure venimmo già così, anima e cuore. La poesia, il sentimento dei napoletani, questa voglia di metterci, a volte forse un po' esagerato, tipo sbucciano vita. Spuntano i mandolinisti. Allora io vorrei fare una sceneggiata napoletana come quelle che faceva Mario. Ovviamente la facciamo un po' riammodernata, no? Che parla di una cosa che può essere successa tipo oggi pomeriggio in Viale Monza, non che sia però potrebbe anche essere successa. Sceneggiata napoletana. Felicissima sera a tutti questi guaglioni in Pazzeling, a signorone che è un bravo ragazzo e fa così, ma gli sto sul cazzo. Mi si è fermata macchina là fuori, era d'intrancia agli spettatori, ma c'è spinta 4 ore in vano, ha già scordato freno a mano. Chi
abbiamo piccerelle. Mi dico la macchina si è rotta. Ha detto papà, a me che me ne fotta. I figli sì, so piezza cora. Ma figli mie, è una pezza di merda.